Olá a todos e todas. Com o recente e tão lamentado desaparecimento do professor Maurício Fioravanti, nós aqui da Universidade Federal do Paraná buscamos recuperar um antigo vídeo que ele tinha gravado comigo em 2013, quando ele esteve aqui, esteve também em Brasília, num conjunto de eventos científicos importantes na área de história do direito. Vídeos que tinham sido, de algum modo, deixados de lado e não foram publicados, e que agora, na qualidade de reitor, eu consegui, junto com o pessoal da TV UFPR, recuperar. É com grande satisfação que a gente coloca esse testemunho como uma homenagem póstuma ao professor Maurício Fioravanti nesse vídeo, que é um vídeo interessante desse grande nome para nós na UFPR, mas para toda a história do direito público europeia, onde ele fala sobre si, sobre a sua formação, sobre as suas grandes influências. Nesse momento, nós colocamos esse vídeo efetivamente como uma homenagem a esse grande nome que tanto influenciou, seja na Europa, seja na nossa América Espanhola, mas também fundamentalmente no Brasil e particularmente aqui na UFPR, os nossos pesquisadores. Presente, Maurício Fioravanti. Olá, eu sou o professor Ricardo Marcelo Fonseca, do setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná. Estou hoje aqui para entrevistar o professor Maurício Fioravanti, que é professor catedrático da Università degli Studi di Firenze. O professor Fioravanti está aqui no Brasil pela primeira vez, por conta de um congresso brasileiro de História do Direito, que aconteceu em Brasília. E depois desse congresso, está aqui em Curitiba, nesses dias, precisamente para participar de um seminário no programa de pós-graduação em Direito, que é precisamente o primeiro seminário de História do Direito Público. O professor Fioravanti é um dos grandes nomes da história do direito europeu, especialista em história constitucional, e está aqui um pouco para conversar sobre a sua trajetória e sobre a sua obra. Maurício, grazie mille di essere qui con noi. È un vero Grazie a voi. Un piacere averti qui in questa intervista. piacere reciproco. Forse possiamo cominciare parlando un po' della tua formazione, delle tue influenze intellettuali, quelli che sono stati i principali riferimenti sia della scienza giuridica o anche fuori della scienza giuridica in quegli anni di formazione. Ma io credo per anni di formazione si debba intendere essenzialmente quelli universitari, quindi si parla nel mio caso della prima metà degli anni 70 a Firenze. Era una facoltà giuridica di grande rilievo, dove spiccava un nome che voi a Curitiba conoscete bene, che è il mio maestro Paolo Grossi, ma c'erano anche altri docenti di grande livello, come Paolo Barile con la sua storia, con la sua scuola del diritto costituzionale, che mi vede molto legato a tutt'oggi con i suoi allievi. Il professor Barile e il professor Grossi sono i due pilastri della scuola giuridica fiorentina, poi il settore anche del diritto romano con La Pira e Frezza, e poi un altro docente mi ha influenzato molto. Mario Nigro, con il diritto amministrativo, che mi dette per primo l'idea della storia della scienza del diritto pubblico, quindi amministrativistica in origine. E poi i successivi anni, immediatamente successivi, sono quelli del viaggio di studi in Germania, ma per rimanere all'Italia sono quelli del dialogo con due altre capitali della ricerca in questo campo. Trento, dove si trovava l'Istituto Storico Italo-Germanico diretto da Pierangelo Schiera, e lì io ebbi una percezione per me rimasta fondamentale, che come giurista, nella mia specificità di giurista, facevo parte di una famiglia più larga, che è quella della storia, della storiografia costituzionale, di cui facevano parte filosofi politici come Giuseppe D'Uso e la Scuola Padovana, storici delle istituzioni, storici persino dell'economia, della società, quindi l'aprirsi a un mondo interdisciplinare. L'altra grande scoperta fu Nicola Matteucci, uno storico che ha avuto una parabola tutta sua e che dal mio punto di vista mi ha fatto conoscere la storia costituzionale americana.
il mio libro Le mie dispense per gli studenti sono nate dal desiderio di comparare le due grandi rivoluzioni francese e americana, e su questo terreno mi ha portato Nicola Matteucci, che ora non c'è più. E poi vorrei rammentare in questa occasione una terza persona con Schiera e Matteucci, che è Roberto Ruffilli, che fu tragicamente assassinato da estremisti brigatisti e che era uno studioso di grande valore di Santi Romano e della storia istituzionale italiana. Questo è il mio quadro di riferimento complessivo, che è fatto di storia del diritto, di diritto costituzionale, di filosofia politica e di storia delle istituzioni. Tant'è che per me la storia costituzionale è una specie di punto di equilibrio tra tutte queste cose. Bene, fra un po' parliamo anche della storia costituzionale, ma per ora ci tratteniamo un po'. Ti hai parlato su Paolo Grossi, sì, che è dottore honoris causa della nostra università, è venuto qua parecchie volte. Allora, tu appartieni a questa scuola, sì, fiorentina di storia del diritto, no? Allora, forse potresti parlare un po' su questo incontro col tuo maestro, sì, Paolo Grossi, com'è stata l'inserzione lì? Sono il terzo allievo di Paolo Grossi. Primo, che non c'è più, è Mario Sbriccoli, e il secondo è Pietro Costa, che pure voi conoscete, sì, molto bene. E quindi quando io mi avvicinai al professor Grossi, la scuola fiorentina, che ora appare una cosa relativamente grande, era fatta in una piccola stanza ed era data da Paolo Grossi e Pietro Costa, a cui io mi aggiunsi, rimanendo lì fino praticamente poi alla mia chiamata all'Università di Modena. E Grossi rappresentava qualcosa di straordinario, devo dire, perché si sentiva dentro le sue lezioni una specie di missione da compiere, quella del giurista nella società contemporanea. Ora, questo è molto generico, ma c'è una radice che spiega il successo della storia del diritto, del pensiero critico sul diritto in quegli anni, cioè il diritto nella società, ecco, e non il diritto inteso come la regoletta dello Stato che cala dall'alto sulla vita delle persone. Grossi rappresentava questa linea, e quindi lui mi assegnò la tesi su Vittorio Emanuele Orlando, che era ed è il fondatore della scienza del diritto pubblico in Italia, e io mi imbattei in questi grandi giuristi tedeschi che erano le fonti di Vittorio Emanuele Orlando. Per cui quando mi proposi di continuare a studiare, il professor Grossi mi disse che dovevo A, imparare il tedesco, e B, partire per la Germania, e ho fatto entrambe le cose, e di lì è uscito fuori in 3 anni Giuristi e Costituzione Politica, che è la mia monografia, che è ormai del 1979. Ma io devo tutto al professor Grossi, che intuì che si poteva fare un certo percorso nella storia del diritto pubblico, analogo a quello, naturalmente fatte le debite proporzioni, che lui aveva fatto per il diritto privato, per i codici e per la proprietà. E su quella via incontrai tanti costituzionalisti con i quali sono in dialogo, e negli anni mi sono abituato a lavorare su due tavoli: la storia costituzionale e il diritto anche costituzionale. Bene. Ma tu hai detto appunto che Grossi ti ha consigliato di andare in Germania, sì, infatti negli anni 70 tu sei andato al Max Planck, sì, di Francoforte, sì, che è il Max Planck per la storia del diritto, sì, europeo. E lì tu hai avuto contatto con grossi personaggi come Wilhelm Stolz, Dieter Grimm, Ernest Brockenford. Potresti parlare un po' su questa esperienza tedesca? Allora, io andai al Max Planck perché Grossi scrisse a Walter Wilhelm, che aveva pubblicato una storia della metodologia giuridica nel XIX secolo. E questo per me è stato di straordinaria importanza, perché io studiavo i giuristi del secondo Reich, cioè della fine del secolo, ma questo libro mi dette subito l'idea della profondità, della necessità di tenere unito tutto il XIX secolo.
e quindi di partire da Savigny anche, eppur essendo una storia del diritto pubblico. Quindi Wilhelm ha rappresentato una cosa fondamentale. Con Beckenfeld ebbi, che non era personaggio facilissimo, ebbi in Friburgo un colloquio lungo dal quale capii un'altra cosa, che avrei potuto continuare a studiare andando dall'Ottocento al Novecento, cioè a Kelsen e Schmidt. Lui mi pose in modo molto forte questo problema. Michael Stolleis è l'amico più vicino, lo è tutt'oggi. Lui studiava la ragion di Stato in questo periodo. Allora lì capì una terza cosa ancora, che quello che io facevo era parte di una vicenda più ampia, ora forse ne parleremo, che è quella dello Stato moderno. Cioè questo Reichstag tedesco era un capitolo della storia dello Stato moderno, e prima c'era stata la ragion di Stato e tante altre cose importanti. Poi con Dieter Grimm, lui era molto impegnato nella genesi del Geschichtliche Grundbegriffe, e poi lui scrisse la voce Costituzione insieme a Heinz Mohnhaupt, e lui mi ha dato sempre una idea di metodo, di precisione con la quale lavorare, e che io conservo come lezione di metodo, nel senso di pubblicare quando si è sicuri che l'oggetto che hai scavato lo hai più o meno bene, ma insomma con le tue forze ricostruito in modo adeguato. A quei nomi va aggiunto Roman Schnur, che ragionava di individualismo, assolutismo, e quindi che era più sul versante al quale pure io mi sono sempre legato, quello della filosofia politica, che è un po' la mia, accanto alla storia, la seconda passione. Bene. Maurizio, tu hai detto appunto, hai accennato sulla tua monografia, che è di 1979, Giuristi, Costituzione e Politica nell'Ottocento tedesco. E forse questo sia un dei grandi versanti della tua produzione intellettuale. È una fase, diciamo così, della dottrina costituzionale tedesca e italiana. Forse potresti parlare un po' su questo versante. Dopo il libro io continuai a studiare, come dicevo prima, come una specie di ideale prosecuzione la dottrina costituzionale. Per italiana si intende Santi Romano, che è un personaggio del quale continuo a occuparmi, che è enigmatico, difficile, che ha due facce molto contrastate. E per quanto riguarda la Germania, entrai in questo meraviglioso mondo drammatico di Weimar, quindi Kelsen, Schmidt, Smendt, eccetera. E la dottrina tedesca la sviluppai anche in un'altra direzione, che è meno nota perché è più tecnica, e cioè Otto Mayer, il diritto amministrativo, no? La scoperta di questa forma di autorità dello Stato che non è la legge, non è la sentenza, ma è questo tertium genus che è l'atto amministrativo, che per Otto Mayer aveva una sua forza, aus eigener Kraft. E questo mi affascinò molto, sempre legando il dato tecnico, molto tecnico anche dell'amministrativo, al tema della sovranità, che sullo sfondo è sempre stato il mio tema. E quindi di lì forse anticipo un po' rispetto alle domande che idealmente si potrebbero fare, e di lì l'allargarsi al discorso sullo Stato moderno. Ecco. Bene, e su questo allora ne parliamo subito dopo questo intervallo che dobbiamo fare. Benissimo. Então, seguimos daqui a pouco nessa entrevista com o professor Maurizio Fioravanti da Università degli Studi di Firenze. Voltamos brevemente. Olá, estamos de volta entrevistando o professor Maurizio Fioravanti da Università degli Studi di Firenze, que está aqui em Curitiba, na nossa universidade, a Universidade Federal do Paraná, fazendo um seminário junto com outros professores estrangeiros no programa de pós-graduação em Direito. Temos aqui essa grande oportunidade de falar com mais um dos grandes personagens florentinos da história do Direito, que vem aqui para a nossa universidade. Maurizio, agora parlavamo, diciamo, quella parte della tua riflessione della dottrina costituzionale che ti ha portato anche alla dottrina dello Stato. Sì. Com'è andata questa?
è andata un po' per naturale evoluzione, un po' perché poi nella vita scientifica come nella vita reale ci sono sempre le occasioni. E fu di nuovo il mio maestro, il quale un giorno mi chiamò e volle affidarmi questa responsabilità di scrivere per l'Enciclopedia del Diritto Italiano la voce Stato. Niente. Allora intendi Paolo Grossi? Intendo Paolo Grossi. Stato, storia naturalmente. Allora io pensai che poteva, anziché fare una descrizione più o meno coerente della vicenda dello Stato moderno, poteva essere l'occasione per fare il punto in una pubblicazione rivolta ai giuristi della storiografia dello Stato moderno, no? Di far vedere che questa vicenda così importante per l'Europa era stata interpretata in tanti modi. E io sono molto legato a quel saggio, che magari è diffuso meno di altri anche perché è più difficile, immagino, e individuai queste tre parole chiave: la sovranità, però che era solo una delle spiegazioni, la istituzione, istituzionalità, prendendola da Weber, e la terza, il bilanciamento delle forze, che era l'idea che stava emergendo che lo Stato moderno non si fosse affermato così dall'alto, schiacciando le particolarità sociali, ma attraverso un processo di cooperazione anche, di ricerca di equilibrio tra le forze. E successivamente questo mi ha portato dentro la discussione sullo Stato moderno, la crisi dello Stato nazionale. Mi sono spostato rispetto alle indagini classiche sul pensiero giuridico, sulla dottrina costituzionale, e sono entrato un po' affascinato come molti altri sul tema dell'Europa, no? Quindi che cosa può essere in futuro l'Europa, se può essere a sua volta uno Stato, se ha la speranza di divenire mai un giorno uno Stato federale, o se è legittimo parlare di una Costituzione europea pur in assenza di uno Stato. Quindi temi teorici ma anche intrinsecamente storici. E seguì con grande passione, siamo già al 2004, il tentativo di dare una Costituzione all'Europa attraverso la convenzione per questo proposito convocata, dentro al quale c'era un tema per me di grande interesse teorico, cioè si voleva esprimere quello che io chiamo un principio di unità politica, l'Europa, attraverso uno strumento pattizio, come per sua natura il trattato, che nasce da una pluralità di volontà. E tant'è che il frontespizio del progetto finale diceva una Costituzione per l'Europa attraverso i trattati, quindi un ibrido molto pericoloso forse nel senso di gracile, di scivoloso, però di grande interesse teorico. E quindi io lo seguì facendo parte di un gruppo di lavoro in cui stava Stefano Rodotà e altri per conto della Fondazione Basso, perché quella costituente europea era effettivamente aperta, cioè noi eravamo in dialogo con la costituente, arrivavano le bozze e noi facevamo delle proposte di controriforma. È stato un lavoro che è rimasto tutto sul tavolo, ma di grande interesse, ritengo sia dovere di uno storico del diritto di avere anche questo tipo di impegno. Queste sono le ultime cose che per ora ho fatto. Bene. Maurizio, te anche hai fatto, oltre queste indagini grosse dal punto di vista scientifico, anche altre indagini, pure grosse anche loro, ma diciamo che hanno avuto un grosso successo didattico anche, sì. E particolarmente due libri che sono usati abbastanza qua in Brasile, lo anche so. Se non sono tradotti ancora il portoghese, no? Lo so. Tramite la traduzione spagnola, sì. Che sono giustamente il libro Appunti sulle storie delle Costituzioni Moderne, le libertà fondamentali, e il secondo libro, Costituzioni. Allora, forse possiamo andare verso questa tematica un po' della didattica del corso di giurisprudenza, sì, in Italia. Come vedi un po'
l'insegnamento nel corso di giurisprudenza della scienza giuridica oggi? Ma dunque, intanto quei libri sono nati realmente, no, dall'impegno didattico, perché io fui chiamato dalla facoltà di giurisprudenza di Firenze nell'84 per insegnare questa disciplina che era la storia delle costituzioni moderne. Non avevo niente in mano, non c'erano manuali, usai questo bellissimo libro di Matteucci sulla storia del potere, l'organizzazione del potere. Però dal mio punto di vista era un libro di storia delle dottrine politiche. Io volevo un manuale di storia certamente, di politica certamente, ma giuridico, che avesse un'impronta per gli studenti che avevano scelto giurisprudenza e che davano quell'esame al primo anno. Quindi di lì è nato questo impegno che si è protratto e che mi ha portato molta fortuna, perché ho avuto queste traduzioni inaspettate, ma anche molto lavoro, perché quelli sono, dico sempre un po' scherzando ai colleghi, dei piccoli oggetti artigianali che sono molto rifiniti, molto pensati. Dietro a questi piccoli libri c'è tanto lavoro, perché ogni parola viene scelta in modo adeguato. Io sono un cultore della chiarezza, di questo tentativo di mettere la scienza giuridica a disposizione di questi studenti, che nel caso mio sono studenti di primo anno, quindi hai in un certo senso anche il dovere di fornire loro degli schemi, non nel senso deteriore del termine, ma degli ausili ben pensati e meditati. Poi questo corso ora non si tiene più, perché l'università italiana ha tagliato, era un lusso la storia delle costituzioni, e contemporaneamente il mio maestro è uscito dai ruoli, è divenuto giudice costituzionale, e quindi io sono divenuto sul corso obbligatorio AD, niente di meno che il suo successore, e quindi insegno la storia del diritto medievale e moderno in generale. Io credo che stiamo facendo un buon lavoro. Certamente gli storici del diritto devono mettersi in testa che se vogliono avere un ruolo nelle facoltà di giurisprudenza devono colloquiare con i giuristi e non coltivare delle erudizioni che rimangono da questo punto di vista fine a se stesse. Naturalmente ciascuno ha il diritto di sviluppare la ricerca storica come meglio crede, ma se si vuol parlare di una presenza della storia del diritto, noi abbiamo bisogno nel primo biennio di una storia del diritto di carattere generale e comparativo che concorra a formare la base dello studente di giurisprudenza. Sì. Un po' lo stiamo facendo, in Italia lo si fa in qualche sede di più, in qualche sede di meno, così è la situazione. Bene. Maurizio, per chiudere questa nostra chiacchierata, ti domanderei questo. Tu sei in Brasile ormai da 10 giorni, sì. È la tua prima volta qui in Brasile, ma comunque forse hai avuto già l'occasione di, certo, di percepire un po' l'ambiente intellettuale, come sono, certo, insomma, le università, le facoltà di giurisprudenza. Che impressioni hai avuto del nostro ambiente intellettuale, particolarmente nella scienza giuridica e non solo? Dunque, intanto io ho iniziato questo viaggio con Brasilia e con il congresso, e partendo ho visto la lista dei lavori presentati che erano lì nel sito del congresso. Ho notato tante donne in quell'elenco, tanto interesse specifico per la storia del diritto, quindi lavori pensati soprattutto nel campo del diritto penale e del diritto costituzionale, e tutti di giovanissimi. Questo mi ha molto colpito favorevolmente, perché significa che c'è qualcosa nell'area, nell'humus culturale, che spinge verso la ricerca di questo tipo. Naturalmente su oggetti che ai giovani possano apparire più affascinanti, e che mi pare siano due, mi pare di aver colto da quell'elenco.
cioè il penale inteso un po' anche come storia sociale e il costituzionale, inteso magari come storia del principio di libertà, la dittatura, eccetera. Comunque sia, intanto c'è questo avvicinamento. Per quanto riguarda l'ufficialità delle facoltà, ho notato, lo dicevo prima privatamente, che sono simili alla mia facoltà degli anni 70 in Italia, cioè sono ricche di pensiero critico, di teoria. Naturalmente c'è un dovere istituzionale di preparare una professione e questo non va mai dimenticato, però credo sia un bene che il giurista abbia una formazione culturale larga e io ho visto che queste discipline di cui sto parlando, io sono stato direttore per tanti anni di un dipartimento di teoria e storia del diritto, questi due settori sono molto ben rappresentati in Brasile, stanno svolgendo un grande ruolo e quindi la mia impressione è positiva. Ok. Maurizio, ti ringrazio una volta ancora di essere qui con noi, di essere in Brasile in generale, di fare questo colloquio scientifico e anche personale con noi, che è un vero onore. Grazie mille. L'onore è mio, io vi ringrazio e penso che sia l'inizio di una collaborazione che c'era già prima e che continuerà ancora. Certo. E assim terminamos essa entrevista com o professor Maurício Fioravanti. Até uma outra ocasião.